questo terminal che andiamo a costruire sostituisce il terminal attuale del 12 bis nord, che è una terza struttura, e sarà, allora ovviamente ecco perché ci sarà questo salto di qualità, che andiamo da una terza struttura a una struttura vera e propria, terminal crocieristico, più terminal crocieristico. Quanti navi possono attraccare alle vostre banchine in contemporanea? Allora, in luglio di quest'anno avevamo 10 navi che hanno fatto approdo qui nel porto di Civitavecchia, 10 navi. Una media di, stiamo parlando di tra 35.000 e 40.000 passeggeri in una giornata. Questo muove un indotto di persone che lavorano? Allora, sì, persone in modo diretto o indiretto che lavorano in questo settore, e stiamo parlando di circa 1.700 persone. Con la Roma Cruise Terminal lavorano in modo diretto o indiretto 50 ditte locali.